Jingle bell, jingle all the way. Cats aveva appena spalato e di nuovo si è coperto. Questo qui lo devo togliere, dai, è orribile. No. Questo l'ho già detto un'altra volta, è inutile che ripetiamo sempre le stesse cose. Così come quella che sta nevicando. Sì, ma stamattina nevicava di meno. E vabbè, però adesso nevica molto di più. Guarda, si vede. E il tettuccio serve, eh? Non sembra, ma la canaletta così serve. Ecco, praticamente ha nevicato tutta la notte, no? Guarda che bella. Ciao Stellina, come va? Ciao, ciao. E qui adesso abbiamo la salita da fare. Siamo armati di pala perché ho i miei dubbi. E quei 15 centimetri li ha buttati. È un bel pezzo. Non sembra, ma... E la pendenza qua si fa sentire. As I already told you. Quindi qua conviene dargli una piccola botta e vedere un pochettino. È l'unica cosa da fare. Ok, dai, let's do it. That's it. Mission complete. Ci siamo. Ora saliamo. È ghiacciata. Shit. Non si apre. Pazienza. Vediamo se è ghiacciata anche qua, se no metterò lumi forti. È ghiacciata. Un guerriero con pioggia, vento, neve, lui è sempre col suo scooter, è incredibile, grande. Ok, proviamo, prova del 9, fallita. Questa è la chiave giusta, ecco che entra ma non gira, perché avrei dovuto lasciarla aperta. In queste temperature la macchina bisogna lasciarla aperta. Oh, now we're talking seriously. Ok. Oh, si è aperta. Eureka. E adesso attiviamoci a fare la salita. Ta da da da. Abbiamo sempre le nostre ridotte lunghe. E siamo pronti. Che carriera. Se non metto le ridotte la macchina non sale per questo pezzettino. Mo vediamo con le ridotte lunghe se ce la facciamo. Di brutto, no problema, benissimo. Ma io penso che anche grazie alle ruote queste qua radial, perché sono le migliori che ho avuto fino ad ora. Extreme winter. Ora voglio provare
senza le ridotte. Senza le ridotte dobbiamo fare un lavoro di questo come che qui bisogna trovare la combinazione, ok? Cani. Ce l'ho fatta, incredibile. Ok, adesso si vede che era congelato. Ora proviamo a fare la salita così, senza le ridotte. Proviamo. Allora, la prima l'abbiamo fatta senza le ridotte e infatti la macchina girava a vuoto, le ruote giravano a vuoto. La seconda parte invece l'abbiamo fatta con le ridotte e non c'era nessuna sbavatura. E quindi fine dell'esperimento. Thumbs up. Udi forti e la macchina si apre. Se no è un casino. Rimane ancora un po' ghiacciatina, però it's ok. Al contrario della Mini, che non si apre, si è aperta solamente di dietro, ma con la chiusura così centralizzata, elettronica, computerizzata, era tutto bloccato. Però quella di dietro si è aperta, ma quella davanti ancora no. E sono già passati almeno 15 minuti. La macchina era accesa, il tempo di fare due filmati, però so che... anzi è molto probabile che questa, senza nessuna 4x4 ridotta, salga molto prima che non la mia. Vudi forti nelle giunture e il gioco è a posto, se no era tutto bloccato.